Ciao a tutti, oggi parliamo di Excel e della formattazione condizionale. Allora, la formattazione di un foglio di Excel, con il termine formattazione, si intende normalmente l'applicazione di alcuni criteri, per lo più visivi, che permettono di migliorare l'aspetto estetico e magari la leggibilità della tabella. Ad esempio, io ho questa tabella dove ho indicato per alcuni giorni i chilogrammi di frutta venduti, è puramente un esempio casuale. Per rendere più bella, più leggibile questa tabella, potrei ad esempio selezionare tutta la tabella, andare a colorare di bianco lo sfondo per eliminare l'intersezione delle celle, andare a selezionare il reticolato per evidenziarli e magari andare a colorare di grigio le intestazioni di riga e di colonna. E magari di un colore più tenue, più un giallino, i valori all'interno. Magari ci vado a mettere anche un carattere più marcato sulle intestazioni, e in questo modo ho cercato di dare rendere più piacevole, insomma, la tabella a un interlocutore, magari perché la devo mettere in una presentazione. Bene, torno indietro. Ecco, questo tipo di formattazione è una formattazione statica che viene applicata e non dipende dal contesto. Semplicemente, Excel va a colorare le celle che gli ho detto e basta. La formattazione, tra l'altro, ecco, vi faccio vedere anche formatta come tabella, è una funzione che è presente in Excel e che permette di applicare un modello di colori ad una tabella esistente. Ad esempio, io applico questa, ecco, vedete che Excel me l'ha formattata colorandola in questo modo. È andato a mettere in bold questa riga qui, colorandola di nero. Evidenziare le righe, le colonne, vedete una chiara, una scura, attività che magari su una tabella molto grande potuta essere molto complessa. Qui vado ad applicare uno di questi criteri ed è facilissimo applicarlo e rendere più piacevole la tabella. Eccoci qua, ma partendo dalla nostra tabella, quello che vi volevo parlare oggi è la formattazione condizionale, che è appunto l'applicazione di una formattazione al verificarsi di una determinata condizione. Ad esempio, io vado a evidenziare i miei dati, vado sul menu formattazione condizionale e qui vedete che ci sono una serie di parametri che io posso andare a selezionare per impostare appunto le condizioni che se verificate vanno a rendere formattata la tabella. Ad esempio, potrei dire che voglio una formattazione per i valori maggiori di 4, ok? Vedete che formatta celle con valore maggiore di 4 con riempimento rosso chiaro e qui ho alcune scelte che posso fare. Se io faccio così, vedete che tutti i numeri maggiori di 4 sono stati automaticamente colorati in rosso e questo mi permette di evidenziare a determinati successi in questo caso. La stessa cosa posso farla applicando vari tipi di criteri. Ad esempio, posso ad esempio andare a selezionare i primi 10 elementi. Ecco, qui va a trovare i primi 10 elementi, nel senso, ragionando su tutta la tabella, va a cercare gli elementi con valore più alto, i primi 10, e me li evidenzia. Ma la formattazione condizionale è molto carina in quanto permette, ad esempio, di impostare anche delle barre di stato, ossia io posso andare a selezionare uno di questi colori, non cambia nulla. Vedete che mi va ad inserire all'interno della cella questa specie di istogramma, che chiaramente non è un istogramma, ma è semplicemente una barra colorata, che mi va a dire quanto è più o meno è il valore della cella. Ma come lo si legge? Allora, se ci fate caso, il valore più piccolo di tutta questa tabella è 1 e infatti vedete che la barra è quella più piccolina, mentre il valore più grande è il 9. Infatti le celle con il 9 sono quelle che hanno la barra più grande. Quindi io avevo evidenziato tutta la mia tabella, per cui Excel ha calcolato un minimo di 1, un massimo di 9 e all'interno di questa scala di valori ha creato le sue barrette di valorizzazione.
ovviamente questo ha una leggibilità se tutti i valori sono tra loro confrontabili, perché se per qualche motivo io ho venduto questo giorno 4.000 kg di prugne, vedete che tutti gli altri valori spariscono. Allora mettiamo 1.000, che è un po' più piccolo, vediamo se mettiamo 500. Ok, vedete che cominciano ad apparire, nel senso che 500 è molto grande rispetto a tutti gli altri valori, quindi le barrettine di tutti gli altri saranno molto piccole. Mentre invece se questo valore è confrontabile in un certo con tutti gli altri, questo mi permetterà appunto di avere questo colpo d'occhio sulle vendite maggiori rispetto a quelle minori. Questa funzione è molto comoda. Tra l'altro anche a livello grafico è possibile applicare, allora andiamo a rimuovere innanzitutto la regola precedente, ecco, andiamo ad applicare adesso delle scale di colori, anche qui vedete che associa il rosso ai valori più piccoli, il verde ai valori più grandi e il giallino ai valori intermedi. Anche qui è un bel colpo d'occhio per andare a vedere quali sono le vendite migliori rispetto a quelle peggiori. Andiamo sempre sulla cancellazione regole, ok, così la rimuoviamo, rievidenzio i miei dati che voglio andare a formattare e è possibile andare ad applicare anche un set di icone, anche questo molto carino. Ad esempio, se io seleziono questo, vedete che sempre ragionando con i valori medi di tutta la tabella, Excel mi va a mettere una freccettina verde per indicare i valori più alti, rossa verso il basso per i valori più piccoli e gialla orizzontale per i valori stazionari. Anche qui molto molto bello, un bel colpo d'occhio. Tra l'altro, dipendentemente da quello che volete rappresentare, ci sono set di icone molto carini. Oltre alle freccette in varie direzioni e varie forme, ci sono questi colorini tipo semaforo, oppure delle bandierine, oppure queste stelline che si colorano più o meno dipendentemente dal valore. Oppure ancora ho trovato molto carino questo che sembra scimmiottare un po' il segnale del cellulare, vedete che è massimo nei valori più alti ed è bassino nei valori più piccoli, molto molto carina. Allora andiamo qui, andiamo a cancellare le regole e vi faccio vedere un'ultima cosa. Tra l'altro non vi ho detto all'inizio, io sto utilizzando una versione di Office 365 per la quale pago un canone annuale. E quindi le funzioni che vi faccio vedere sono riferite ad Office 365. Sono abbastanza sicuro che la stessa cosa sia presente anche in Office 2019. Non mi ricordo nelle versioni più vecchie, ma dovrebbe esserci qualcosa fino alla 2016. Allora, evidenziando la tabella, è anche possibile andare a selezionare delle nuove regole, cioè regole di formattazione che andiamo a definire noi stessi. Ad esempio qui si va a definire un certo tipo di regola, ad esempio celle che contengono un determinato valore, formatta solo i primi o gli ultimi valori, prendiamo questo ad esempio, e io voglio formattare solamente i primi tre valori, come ad esempio applicando un grassetto e un riempimento di tipo verde, ok. Se faccio ok, vedete che ha preso i primi tre valori di tutta la tabella, ok, e me li ha marcati come ho chiesto io, mettendo il bold e mettendo il verde. Allora, la formattazione condizionale non è qualcosa che vi aiuta a gestire tabelle o a fare calcoli in modo particolare, ma vi aiuta semplicemente a rendere più piacevole, più gradevole a un vostro interlocutore i vostri dati per dare loro il giusto colpo d'occhio. Ci vediamo alla prossima. Ciao!